un'alleanza certamente insolita con Melucci. Siete diversi dal passato. Prima sputavate veleno, ora non più, sull'amministrazione Melucci. Noi nell'ambito dell'amministrazione Melucci non abbiamo partecipato mai all'amministrazione Melucci. Come noi? I 5 Stelle erano in consiglio. Non siamo stati mai in maggioranza, i nostri rappresentanti hanno mantenuto quei valori, noi quei valori li manteniamo, li rafforziamo. Oggi abbiamo proposto un tavolo per dare i presupposti ad un'alleanza progressista, ad un fronte progressista, basato innanzitutto sulla tutela dell'ambiente e sulla salute. Abbiamo difeso i 575 milioni dalle attività di bonifica al ciclo produttivo. Chiediamo su questo tema la valutazione integrata dell'impatto ambientale e soprattutto la continuità del cantiere Taranto, che ha prodotto riconversione economico, sociale e culturale. Lei stava sempre nei 5 Stelle, il gruppo consigliare dei 5 Stelle sparava a zero su Melucci, non mi può dire che è la stessa cosa di oggi, è cambiato tutto, è cambiato il mondo. E sta cambiando il mondo. Quindi anche sull'Ilva non la volete più chiusa? Assolutamente no, la nostra prospettiva, noi siamo il Movimento 5 Stelle. E quindi Ilva chiusa o no? Se mi fa la domanda, se mi fa parlare? Sì, sì, prego. Noi innanzitutto la transizione ecologica, energetica è nella nostra carta dei valori. Sì, ma andiamo al concreto, Ilva chiusa? Ilva chiusa, Ilva aperta non si può dire. No, prima eravate quelli che urlavate Ilva chiusa, ora non lo dite più. Per noi quell'obiettivo... No, Ilva chiusa o Ilva aperta? Io dico Ilva chiusa. Lei dice Ilva chiusa? Io sì. E lei... Però ci deve dire come fare. Ordinanze di chiusura, ordinanze contingibili e urgenti. Ilva chiusa, quello che dico, riconversione economica. E perché prima dicevate Ilva chiusa? Io dico oggi. Perché prima dicevate oggi Ilva dico... chiusa? Non rinnegate, ci sono le registrazioni, non negate. Vi siete rimangiati tutto. Ora l'alleanza con Melucci e l'Ilva aperta, complimenti. Risorse, lavoro. Certo. Solo per smantellare, no, non ce lo diciamo. Solo per smantellare, ci sono 30 anni di lavoro, certo, lo Stato ogni mese, lei lo sa che ogni mese lo Stato butta 50 milioni di euro, quei soldi li andiamo a dare ai lavoratori, li usiamo per smantellare e riconvertire. Per far diventare un operatore delle bonifiche. E gli ammalati di cancro non ci pensiamo? Come no, quello è l'obiettivo. E l'unica soluzione è chiuderla, si sono rimangiati tutto. Alleati con Melucci e ora Ilva aperta. Come siamo finiti, cittadini?